8 gennaio 2022, Barone Vassallo, buonasera a tutti. Allora, ieri ho postato un video interessantissimo della citazione in giudizio fatta dal cosiddetto movimento libertario, partito libertario, ecco, partito libertario. E oggi puntualmente alcune persone che si occupano dell'ambito dell'avvocatura mi hanno spiegato che tale richiesta può avere soltanto risvolti civilistici, ovvero di risarcimento del danno, ma non penali. Quindi, come io dicevo ieri nel video, è tutta una cosa che sta un po' così, che sta un po' in piedi così. Infatti immaginavo che non fosse possibile, fare appello a determinate cose. Adesso vedremo bene come andrà a finire. Allora, abbiamo visto che nella notte hanno confermato il decreto legge 1/2022. Allora, finalmente possiamo parlare di questo famigerato decreto. Ho voluto rimanere in silenzio proprio perché immaginavo che avrebbe avuto comunque delle piccole modifiche, anzi io mi aspettavo anche modifiche più sostanziali. Quindi allora abbiamo visto che dal 20 gennaio non si potrà entrare in banca senza la sacra benedizione, non si potrà andare dal barbiere, non si potrà andare in posta, insomma tante piccole attività che saranno precluse a coloro che non hanno potuto avere la benedizione. Credo che sia proprio l'apice estremo della follia in questo momento, anche se poi andando a riflettere con queste persone non si capisce mai quale sia l'apice, quale sia la fine delle loro follie, e quindi potrebbero anche fare di peggio a breve, considerando questi screanzati come stanno portando avanti questo paese ormai al completo sbaraglio. Però se relativamente al popolo italiano, al popolino italiano, anche di quelli che ancora oggi non hanno ricevuto la sacra benedizione, sono sicuro che ci sarà un pochino di fumo i primi giorni, ma poi non succederà nulla. Ho sentito che hanno messo l'obbligo di benedizione anche per la categoria degli avvocati. Quindi per entrare in tribunale ogni avvocato sarà costretto a ricevere la sacra unzione. Ecco, qui penso che l'asino cadrà, perché mentre il popolino, anche dei non unti dal Signore, anche se hanno un certo carisma maggiore rispetto agli altri, ma rimaniamo sempre su livelli piuttosto bassini, tipici dell'italiano medio. Invece quando si va a parlare della categoria degli avvocati, sappiamo che noi abbiamo avuto degli avvocati davvero davvero di polso in questa nazione. Li abbiamo degli avvocati davvero di polso in questa nazione. Quindi io penso che abbiano messo il sassolino nelle scarpe sbagliate, perché lì ci sarà un pochino da tribolare, e io sono sicuro che buona parte degli avvocati, e li abbiamo visti anche online, li abbiamo visti sul web, dappertutto, sono moltissimi contrari, avendo studiato anche tutte le leggi, la Costituzione, sanno
quale risvolto assurdo sta prendendo questa situazione. Quindi hanno una consapevolezza decisamente maggiore anche di coloro che ancora oggi, vivendo nel popolo, non hanno avuto la sacra benedizione. Ne vedremo delle belle. Penso che ne vedremo delle belle, oltretutto anche per il fatto che dal 20 quindi moltissime persone non potranno andare al parrucchiere, non potranno andare in banca, non potranno andare in posta. E io che fin dall'inizio di questa narrazione ho detto, sto notando che la resistenza questa volta la stanno facendo principalmente le donne. Io penso che davanti a banche, poste, davanti a parrucchieri, estetisti, penso che ne vedremo tante di reazioni colorite da parte delle donne. Da parte delle donne, perché sono proprio le donne in questo momento, come avete anche potuto vedere nel video che ho caricato qualche ora fa, anche se era relativo ad un anno fa, però sappiamo che questa donna, la signora Anna, non ricordo adesso bene il cognome, lo fa di continuo, e come lei tantissime altre persone. Chiaro che, come noi sappiamo, una donna è sempre un po' più tutelata rispetto ad un uomo, anche se alza la voce, anche se alza le mani, anche se ha dei comportamenti un pochino coloriti, a differenza di un uomo che viene subito braccato, comunque sia, ha sempre il torto, mentre una donna, se un pubblico ufficiale soltanto si azzarda a toccarla, beh, si è fatto gli affaracci suoi. Ecco, io credo realmente in tante donne intelligenti che possiamo vedere ogni giorno, anche in tantissimi avvenimenti che poi vengono fatti girare nel web e via discorrendo. Ecco, io fremo, ve lo giuro, di vedere la reazione di avvocati, di donne e di anche una parte del popolo che realmente adesso è davvero stufa e non ha più quelle caratteristiche di mediazione che poteva avere fino a poco fa. Adesso basta, adesso vediamo veramente persone con i denti stretti, donne, uomini arrabbiati, categoria degli avvocati, categoria di tutti coloro che comunque sia forze dell'ordine, perché non tutte sono a favore di queste distruzioni di libertà. Comunque anche categorie di medici, ne abbiamo visti tantissimi grandiosi, Mariano Amici, abbiamo visto, e chi più ne ha più ne metta. Credo che con questo decreto legge hanno veramente toccato dei punti molto caldi, e dal 20 ne vedremo delle belle. Ciao a tutti, a domani, buona domenica.